Singapore, vado a Singapore, benedette care signore. La città-stato di Singapore, estesa su un arcipelago di oltre 60 isole, è una delle principali città cosmopolite, oltre ad essere il quarto centro finanziario al mondo. Merlion, la statua con testa di leone e corpo di pesce posta alla foce del fiume Singapore, rappresenta il più famoso simbolo della città. Secondo la leggenda, un principe malese sbarcato nell'isola di Temasek si imbatté in un leone, per cui decise di fondare Singapura, che appunto significa città del leone. Nel cuore di Chinatown sorgono gli edifici religiosi delle principali comunità. Il tempio indù Sri Mariamman, il più antico di Singapore, è vicino la prima moschea islamica Jamai, costruita nel 1830. E poi c'è il tempio buddista costruito nello stile architettonico della dinastia Tang. La sala dei 100 dragoni è dominata da una statua di Buddha Maitreya. L'edificio fu eretto per conservare la reliquia del dente di Buddha Sakyamuni proveniente da uno stupa distrutto in Myanmar. Nel quartiere di Little India il retaggio culturale indiano si è conservato intatto. Disegni con lenné, ghirlande di fiori, souvenir e gioielli. Il centro commerciale di Bugis comprende un'area destinata alla ristorazione, dove si può mangiare bene spendendo poco. Nella cupola del Flower Dome sono stati realizzati giardini botanici di tutto il mondo. Si passeggia tra un tripudio colorato di orchidee, fiori e piante di ogni specie con fantastiche sculture. La speciale struttura vetrata e il sistema di circolazione di aria e acqua consentono la climatizzazione ad emissione zero, riproducendo habitat completamente diversi. La cupola della Cloud Forest offre un ambiente diverso, simulando l'habitat tropicale umido della foresta pluviale a 2000 metri di altitudine, con cascata artificiale. Dal punto più alto si discende poi percorrendo le passerelle aeree.
accanto si eleva il complesso di Marina Bay Sands, costituito da 3 grattacieli sormontati dallo Sky Park, una struttura a forma di nave, dove ci sono giardini pensili, piscine, bar e ristoranti. Il Museo delle Scienze e delle Arti è simile ad un fiore di loto. Lo stadio galleggiante con le tribune colorate. Oltre l'autostrada si innalza la ruota panoramica del Singapore Flyer. Da un'altezza di 200 metri la vista spazia a 360 gradi sulla città e sulla foce del fiume Singapore. I giardini sulla baia rappresentano un trionfo della natura, in cui si distinguono le due serre bioclimatiche e la struttura viva del bosco artificiale di Super Trees. Alla base del Marina Bay Sands si sviluppa il centro commerciale. Alla sera il bosco si accende di luci multicolori che assieme alla musica creano un'atmosfera suggestiva ed emozionante. E come nelle favole, la magia svanisce. Il traffico ci riconduce alla realtà e all'imminente partenza da Singapore.